Dove siamo? Al monastero di Torba, nel Paresotto. Che è là. Vediamo com'è questo famoso monastero di Torba. Vediamo. Comunque a me non sembra di Torba, sembra più che altro di mattoni, ma fa niente. Battutone. Allora, abbiamo pagato 16 euro, 8 euro a testa, e basta, entriamo. Ristorantino. Super salato con crescenze e verdure miste. Beh, molto carino, eh. Comunque bello, eh. Molto. Abbiamo scoperto che questo era un avamposto dei romani per difendere, diciamo, l'Italia dalle invasioni barbariche. Poi dopo è diventato un monastero dove c'erano le monache benedettine di clausura, e poi dopo si è insediata dopo due secoli, mi pare. Nel 1700. Sì. Una comunità agricola. Esattamente. E poi nel 75 la fondatrice del FAI praticamente l'ha scoperto questo posto, che è diventato il primo monumento del FAI. Diciamo che lì su c'è Castelseprio, che era l'antica città dei Longobardi, però non dei Romani. Ah, è vero, non abbiamo detto che ci sono stati anche i Longobardi, e che adesso è patrimonio UNESCO proprio perché fa parte di questo circuito di beni longobardi. La posizione è bellissima. Sì. Siamo nella valle dell'Olona, che scorre là in basso. Stiamo andando alla collegiata di Castiglione Olona, passeggiatina, e poi andiamo nel centro storico di Castiglione Olona, che ci hanno detto che è bello. Stiamo aspettando il cibo e siamo qui a mangiare, molto bello. E quest'uomo qui è la mia compagnia. Sei simpatico, Praticamente questa chiesa è stata costruita dagli stessi architetti che hanno costruito Santa Maria delle Grazie a Milano, e infatti ci assomiglia con tutti questi mattoncini rossi, il rosone e com'è che si chiamano quelli? La struttura capanna. Sì, la struttura, e poi quelle decorazioni trilobate lì, che cacchio. Beh, vabbè. Finestrelle. Vabbè. Qua giù c'è il fiume Sello. Olona. Stiamo
facendo un percorso ad anello, percorso storico si chiama, di 1,5 km che passa nei luoghi più salienti, storici, e questa ipotizziamo fosse una vecchia, allora, o conceria o cartiera, perché diciamo che la Valle dell'Olona era piena di mulini, di cartiere e di concerie. Ed è conciata e conciata. Ha, ha, ha. Questa è tutta l'ex ferrovia. Qua probabilmente era la stazione. Adesso ci apriamo pure, poi ci sarà un ristorante o qualcosa del genere. Beh, però ho steso qui, pum. Mamma mia, pieno di moschini. È ferrovia storica della Valmorea. Boh. La ferrovia unisce Italia e Svizzera. Pensa a te. Chiesa di Santa Maria fuori portas, alto medievale.